Beh, oggi siamo trovati qui a Trieste in questo gesto simbolico per stare vicino al nostro Matteo Salvini. Come sapete, oggi sabato 3 ottobre a Catania si celebra il processo più assurdo della storia, perché siamo l'unico paese al mondo che invece di fermare le navi, di chiudere i porti, processa il ministro, il suo ex ministro, che ha voluto fare questo, un processo farsa voluto da una magistratura che evidentemente vuole e ha paura della Lega. Siamo qui per dimostrare la nostra vicinanza, il nostro affetto, il nostro sostegno e soprattutto per dire che l'Italia è un paese di civiltà giuridica, è un paese dove la democrazia è ancora in vigore, dove non si processano le opposizioni in piazza, ma nei tribunali, ma le elezioni si vincono alle urne. Bene, oggi siamo qui come in tutte le altre piazze d'Italia per sancire oltre a dare solidarietà ovviamente a Matteo Salvini per un processo assolutamente assurdo e politico, per sancire e ribadire un principio fondamentale, che è quello della libertà di poter difendere i confini nazionali. Questo è un principio che è stato calpestato, almeno in questo momento sembra venire calpestato. Abbiamo fiducia comunque che la cosa si risolverà con un procedimento, con l'archiviazione del tutto, ma il fatto già di essere arrivati a questo punto significa che c'è un attacco proditorio e che parte ovviamente dall'alto, non solo per colpire la Lega, non solo per colpire Salvini, ma per colpire quel principio di difesa dei confini nazionali che deve essere assolutamente intangibile e sul quale nessuno può metterci le mani, nemmeno la magistratura, nemmeno le altre forze politiche. Noi siamo qui per stabilire questa nostra libertà, che è una libertà per tutti, la libertà di non essere invasi, di poter continuare ad accogliere chi ha veramente bisogno di accogliere e non chi in questo momento, attraverso politiche scellerate che partono evidentemente molto ma molto dall'alto, permette che in Italia ci sia questa libertà di poter far entrare chiunque senza alcun controllo e mettendo comunque quindi a repentaglio quella che è la sicurezza e la qualità della vita anche degli italiani e di tutta l'Europa, perché non dimentichiamoci che questa è anche la porta dell'Europa. Noi la stiamo cercando di difendere con i mezzi che abbiamo, però ce la metteremo tutta per continuare a difendere questo principio. Anche Fratelli d'Italia quest'oggi presente al flash mob in Piazza della Borsa. Siamo in compagnia di Claudio Giacomelli, segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Assolutamente, siamo qui per portare la nostra solidarietà a Salvini, all'ex ministro Salvini, alla Lega, esattamente come Giorgia Meloni in questo momento è a Catania. È un precedente gravissimo che un ministro sia giudicato per aver compiuto atti non nel proprio interesse ma nell'interesse del Paese. Un precedente giuridicamente grave e quindi da questo punto di vista siamo al fianco della solidarietà agli alleati.